ragazze, ciao a tutte, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, questa volta voglio fare un piccolo room tour del bagno, visto che da un mese e mezzo che appunto mi sono trasferita in un'altra casa e quindi vi avevo detto appunto che avrei fatto un room tour generale, ma in realtà preferisco farvi vedere magari una camera alla volta. In questo caso, dato che le camere sono solo tre, non sono tantissime, inizierei dal bagno, che è forse quello più piccolino e più completo per adesso, perché anche perché più di questa roba qua non ce ne sta altra. E quindi appunto qua abbiamo un bagnetto piccolino, ha una vasca da bagno con quello spazio sopra che a noi dà abbastanza fastidio, perché in realtà secondo noi avrebbero potuto fare una doccia. Perché la vasca appunto è un po' piccolina, però in realtà a me piace, al mio ragazzo un po' meno perché più che altro non ci sta moltissimo quando si deve lavare. Allora, vi faccio vedere. Allora, qua chiudo perché c'è lui di là, mi sente. Allora, come prima cosa vi faccio vedere la lampada che abbiamo acquistato da IKEA. E questa qua è una lampada che abbiamo preso perché in realtà c'era solo le lampadine appunto del mobiletto, che in realtà non ci bastavano perché c'era troppo poca luce. Infatti, se io spengo queste, come potete vedere di là è buio. Quindi abbiamo aggiunto questa, adesso è perfetta. Poi appunto qua ci sono gli asciugamani e poi abbiamo aggiunto anche questo piccolo mobiletto, sempre di IKEA. Per contenere, aspettate che chiudo il gabinetto, perché mi sembra carino farvelo vedere. Per contenere i detersivi, eccetera, quant'altro. Allora, qua sul lavandino ho deciso di posizionare due saponi, liquido e la saponetta, e di qua invece ho più dei decori, insomma, questo che è un profumatore per ambienti e questo qua sono dei fiorellini finti. Da questa parte, vabbè, ci sono io che sono in tuta. Ho deciso di posizionare alcuni dei miei rossetti che uso più di frequente, c'è l'altro MAC che è nella borsa, poi qua ci sono i dischetti di cotone, questo qua che è un olio che sto provando nell'ultimo mese e devo dire che mi sto trovando bene, poi vi recensirò magari anche quello. L'ho già recensito sul blog, quindi se volete dare un'occhiata, potete andare a leggere appunto quello che ho scritto sull'olio dei provenzali lì. La mia crema del momento, poi gli spazzolini e uno specchio per truccarmi. Qua dentro niente, teniamo un po' tutte le cose che utilizziamo per il bagno, quindi dagli assorbenti a cose per il WC, il suo angolino, perché questo è tutto quello che ha. A parte altre cose che vabbè non sono tantissime, le lenti a contatto, la sfuma da barba, insomma cose, le classiche cose che si hanno nei bagni. Qua sotto invece ho posizionato, allora qua in questo cestino che ho preso da IKEA e insieme a questo ce n'erano altri due, uno più piccolo e uno più grande. Questi qua sono molto comodi, secondo me stanno benissimo sia in bagno sia in camera. Se in cucina potete metterci quello che volete, io ho messo qualche mollettina e le mie due spazzole, la Tangle Teezer e questa qua di legno invece. Poi ho posizionato la mia Naked perché non mi ci stava, se no da altre parti, perché devo dirvi che in questa casa gli spazi sono molto più ridotti, chiaramente, quindi devo cercare di contenere le mie cose. Non ho portato tutto, quindi insomma, qua vedrete solo una parte anche delle mie cose. Degli asciugamanini invece per gli ospiti. Qua dentro invece, vabbè, c'è un po' un caos perché c'è carta igienica, detersivi vari per il bagno, per i pavimenti, assorbenti, insomma, cose che non è neanche tanto bello far vedere comunque. Da questa parte invece c'è quest'altro mobiletto che ho deciso di acquistare da casa. Ragazzi, vado un po' veloce, più che altro anche per non annoiarvi, perché ho paura che la batteria mi termini a momenti. No, a momenti no, però fra un po'. Comunque cerco di filmare, insomma, quanto meglio posso. Questo mobiletto che ho preso appunto da casa e che abbiamo deciso di aggiungere perché c'era bisogno di un altro mobiletto perché c'è poco spazio. E su questo ho semplicemente posizionato tutte le cose che uso di più. Quindi, questo cestino, in questo vassoietto qua, sempre di IKEA, ho messo la mia crema Neo Burro per le mani,
una saponetta che mi ha regalato una mia amica. Questo qua è Leos al latte e miele o qualcos'altro, non mi ricordo. Un Burt's Bees, questo qua è il classico alla cera d'api. Una mollettina, poi qua ci sono altri trucchi, questi qua sono altri che utilizzo spesso. Allora, questa è una tinta che mi ha regalato un'altra mia amica. Poi ci sono un po' di trucchi sparsi, dal mascara, il blush. Questo qua è un blush di MAC, che anche questo è uno degli ultimi acquisti che ho fatto. Benefit, insomma, ce n'è un po' di tutti i tipi. Da questa parte invece ho deciso di inserire in questo cestino carinissimo che mi ha regalato sempre la mia amica, che mi ha regalato il sapone, tutte le mie creme, lozioni per il corpo quotidiane, quindi la crema questa qua per il viso di Burt's Bees, questa qua che è l'acqua termale di Avène, una crema di Lavera con cui mi sto trovando molto bene per il viso. Poi qua ho il mio tonico sempre di Lavera, questo qua è la Malva e ragazze ve lo straconsiglio perché è veramente veramente eccezionale, ha un profumo che è veramente buonissimo. Poi l'acqua micellare che sto utilizzando in questo periodo, che è questa qua di Venus, mi trovo abbastanza bene, non strucca perfettamente, però è un po' più delicata dell'acqua micellare di Garnier e devo dire che secondo me è molto meglio perché più che altro mi irrita meno gli occhi. Poi qua niente, delle lamette appunto per i peli, queste qua sono della BIC, ecco, e basta. Poi niente, qua sotto ho deciso di posizionare altri trucchi che utilizzo più spesso, perché chiaramente io non ho portato tutti i trucchi che avevo a casa mia, perché altrimenti non ci sarebbero stati. Probabilmente in un'altra casa che prenderemo un domani, se ci sarà lo spazio, li porterò tutti con me, a meno che non siano scaduti. Comunque, da questa parte, come vi dicevo, ho alcuni dei trucchi che invece utilizzo più spesso. E qua niente, c'è adesso. Spero tanto, che io ho questo odio verso i cassetti che non stanno su. E qua niente, c'è questo blush di NYX. Poi abbiamo la mia solita terra di Guerlain che adoro. Un po' di limette varie. Un'altra terra di Collistar. Questo prodotto di Bare Minerals, che è il fondotinta che sto utilizzando in questo periodo. L'ho preso questo qua dalla Sephora di Torino quando sono andata qualche mese fa. E mi piace, anche se quando appunto si stende non è molto confortevole come il Collistar, con il quale mi trovo invece molto molto meglio, però devo dire che è un buon prodotto, mi lascia la pelle molto molto bella anche fino a sera, e quindi devo dire che come prodotto lo promuovo sicuramente. Poi Catrice, insomma, cosine varie, pennelli, l'eyeliner in gel, insomma, un po' di cosine varie che utilizzo tutti i giorni praticamente. Qua sotto invece teniamo nell'altro cestino, questo qua è il più grande, allora un po' di spume, poi qua ci sono i deodoranti, il liquido per le lenti di dietro, i dischettini di cotone. Qua invece ci sono le lenti a contatto miste, adesso ce le abbiamo entrambi, quindi adesso queste non so se sono mie o sue, no, queste qua sono le sue. Qua dentro invece phon e piastra. Qua dentro ci sono solo queste due cose qua. Poi da questa parte niente, ci sono appunto i sanitari con la carta igienica, il portarotolo. Qua niente, ci sono altri sanitari, qua appunto i nostri altri due asciugamani. E qua c'è, a questa parte qua ci sono gli accappatoi che abbiamo deciso di appendere lì. In questo angolino invece ho deciso di appendere questo portaoggettini, che tra l'altro ho trovato insieme ad altri pezzi per la cucina o comunque per la casa in generale, del tipo centrini, guanti da forno, presine, centrotavole, insomma, cosine tutte uguali, quindi sullo stesso tema, fatto appunto rosa e bianco, oppure anche grigio e bianco, o beige, non mi ricordo più. Molto carini, mi sono tappezzata la casa con quelli, c'erano anche i legatende, veramente era, insomma, in questi negozietti qua, quindi da Casanova e da qualche altro negozio appunto che ho trovato, tipo anche
Maison du Flon, so se lo conoscete. Però noi qua ne abbiamo qualcuno, quindi spesso li trovo a 1 euro, 89 centesimi, quindi li prendo. Questo qua l'ha pagato un po' di più giù, perché questo qua veniva 7 euro, mi pare, 7-8 euro. Comunque, qua ci tengo. Allora, pennellini vari, questi qua non li uso tanto, però mi spiaceva nasconderli, quindi li ho messi qua. Poi qua invece ho mascara. Qua ci sono un po' di ombretti che ho e che non metto tantissimo. Poi qua ho delle palettine e altre cosine che non tiro fuori perché altrimenti ci metto un'eternità. Poi c'è questo che è una specie di spazzolina per i peli, per tagliare i peli. Il mio Collister, che è quello appunto il fondotinta che vi dicevo, con cui mi trovo bene. Questo qua mi trovo veramente bene. La mia super lima di Essence, questa qua. Anche se ormai non la utilizzo più tanto perché, come potete vedere, vado ormai da quasi un anno a fare il semipermanente e mi trovo veramente divinamente. Anche se adesso con l'acqua, purtroppo, se ve lo faccio vedere da qua magari che si vede meglio, se non mi vola la fotocamera, è venuto un pochino via. Adesso non metterà a fuoco. Vabbè. Però devo dire che mi piacciono tantissimo, fatte con il semipermanente, mi durano, quindi direi che continuerò a farlo. Poi da questa parte invece mi siedo da qualche parte, tipo ecco, mi siedo sul gabinetto così sono più comoda. Ho posizionato quest'altro mobiletto, dovrebbe essere penso in ferro battuto, dipinto di bianco, che ho rubato dalla camera di mia sorella e tanto lei non lo utilizzava e l'ho portato qui. Allora ci sta perché comunque ci metto su shampoo, gel doccia, lozioni, creme, balsami, eccetera. E nella parte sotto non ho ancora messo niente perché comunque non voglio riempire ogni angolo, anche se in realtà è pieno di cose, di oggetti in questo bagno. Però io cerco sempre di, insomma, di lasciare magari qualche spazietto vuoto nel caso in cui avessi bisogno di altro spazio, ma tanto poi cambierò sicuramente. E qua niente, qua ci sono tutti i nostri shampoo, balsami. Questo qua di Lavera l'ho utilizzato qualche tempo fa, adesso è quasi finito e devo dire che mi sto trovando molto molto bene con questo marchio, veramente ottimo. Questa crema qua stasera non sta su, vabbè. Poi qua ci sono i miei prodotti di Burt's Bees che mi ha regalato il Joe. Qua c'è l'olio e questa qua invece è la crema per il corpo. Questa qua è il latte al miele. Poi da questa parte invece c'è la crema per i piedi. Poi lì c'è un balsamo di Garnier. Questo prodotto di appunto Perlier che invece è un gel doccia, l'Iris Blue, che anche questo mi piace molto. E poi appunto dietro c'è un altro suo shampoo. Sotto invece, qua dentro c'è questa pochettina di Victoria's Secrets che mi ha portato mia sorella da New York quest'anno quando è andata a Natale. E mi spiaceva nasconderla o comunque metterla via magari in posti in cui non si vede perché veramente secondo me è carinissima. E qui niente, ci sono dei saponi, delle cose un po' sparse. Poi lì c'è un deodorante di Glade. Le mie altre lenti a contatto e qua invece a questo punto adesso vi faccio vedere l'ultima parte del bagno che è la vasca. Appunto, come vi dicevo, una vaschettina piccolina sarebbe stata l'ideale avere una doccia qua, però purtroppo non ci hanno pensato evidentemente. Comunque, appunto, da questa parte c'è una portacandele. Questo qua non è di Yankee, è di un altro marchio, ma insomma è sempre lì nella parte della Yankee. Con una tartare, sì, una tartare, una tarte quasi terminata perché fa poco profumo. Un'altra candelina, questa qua l'avevo presa da Primark, dei sali per il bagno e questo porta abiti che in realtà non saprei dove mettere perché non abbiamo ancora fatto i fori in tutta la casa, quindi l'ho lasciato lì per il momento. Qua ci sono niente, balsami, cose varie. No, questi sono i suoi docciaschiuma e il suo shampoo. Qua ci sono delle spugne e qua infine c'è allora la mia amatissima candela Snow in Love di Yankee, che
ormai ce l'ho da un paio d'anni. 2 anni e mezzo, tra l'altro, perché non, quando ero a casa dei miei non le bruciavo tantissimo le candele. Adesso invece mi sono appassionata, quindi continuo a accenderne e ultimamente ne ho comprate troppe. E poi questo che invece è la specie di lozione di, come si dice, di olio profumato che si inserisce in quel fiore che c'era sul lavandino. E quindi nulla. Allora, questo qua era quindi tutto il mio bagnetto. Credo di avervi fatto vedere tutto. Sì, qua c'è la finestra, che è una finestra alta perché appunto dà direttamente sulla strada, perché siamo all'interno di un cortile condominiale, però è una casettina comunque sposta da una parte su una vietta, appunto in centro, super centrale, perché siamo vicino al Duomo, quindi devo dire che siamo contenti. Ecco, un po' piccolina. Però è la nostra prima casetta, io sono tanto contenta e anche lui, quindi per adesso ce la facciamo andare su più che bene. E non mi sono dimenticata, qua c'è un bidoncino piccolino, questo qua è sempre di IKEA, perché ragazzi dovrete vedere tutte cose di IKEA in questa casa perché ci siamo arrangiati lì, perché devo dire che è super fornita, è sempre la scelta migliore se non si vuole esagerare con il prezzo. Quindi niente ragazzi, io vi lascio, spero che il video vi sia piaciuto e lasciatemi un messaggino, un commento, un pollice in su se appunto avete gradito questo video e se volete vederne anche altri di questo tipo. Io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!